Bentrovati ad una nuova puntata di Estate in Appennino, una puntata che inizia là dove ci eravamo lasciati, nella puntata di ieri. Ricorderete la storia di Rocchetta Mattei e delle sue leggende, soprattutto legate al proprietario, a Mattei, che fu il proprietario ma anche uno scienziato di questa parte dell'Appennino emiliano, che seppe trovare diverse soluzioni particolarmente significative. Bene, con Margherita Fraccon siamo andati a visitare il museo che ne raccoglie non soltanto i ricordi ma anche i cimeli. Oggi siamo a Riola all'interno del museo e archivio Cesare Mattei, un personaggio molto molto noto che voleva salvare l'umanità attraverso le sue cure. Infatti è molto conosciuto per aver inventato una terapia medica chiamata elettromiopatia. Lo conosciamo anche perché ha costruito il castello meraviglioso in stile moresco, la Rocchetta Mattei. Una figura certamente, come detto, molto conosciuta ma ancora avvolta nel mistero. Oggi cerchiamo di scoprire qualcosa in più. Siamo nel primo museo dedicato all'elettromiopatia al mondo. Sì, direi proprio di sì. Noi abbiamo cominciato 26 anni fa e allora non c'era nessuno che si interessava di queste cose. Cesare Mattei è una figura assolutamente conosciuta ma ancora molto misteriosa. La vostra associazione lavora tanto in questa direzione per cercare di ricostruire un po' la sua storia. Che non è facile, perché dobbiamo considerare che lui, la sua storia è a cavallo fra lo Stato Pontificio e il Regno d'Italia, e quindi alcuni archivi non ci vengono neanche aperti, quelli dello Stato Pontificio non è facile, insomma, e alcune cose non riusciamo ancora a trovarle, a vederle. Siete comunque riusciti a raccogliere una serie di oggetti che si trovavano anche al castello, erano un po' sparsi per il mondo, ce ne dica alcuni? Sono molti sparsi. Questa Madonna qui, che era la Madonna nella stanza dedicata a Pio IX, l'abbiamo ritrovata in una cantina a Bologna, perché il proprietario precedente l'aveva venduta a un notaio di Bologna, e quando è morto gli eredi si sono ritrovati questa Madonna un po' grande, che non sapevano dove metterla, quindi l'hanno messa in cantina, e dopo anni, dovendo vuotare la cantina, cercavano a chi darla e hanno trovato noi, che l'abbiamo dovuta pagare, insomma, non è che gratis, quindi non esiste questa parola. All'interno di questo museo ci sono anche una serie di strumenti che Cesare Mattei utilizzava per la sua ricerca, frutto di anni e anni appunto di ricerca. Aveva 108 punti vendita in giro per il mondo. 108 punti vendita di tutto il mondo e ancora un sacco di seguaci, perché in India consideriamo che ci sia quasi 1 milione di medici elettromiopatici che ricordano Mattei come un guru, non solo in India ma anche in Pakistan, Sri Lanka, Svezia e Inghilterra. Ci riesce a dire in tre parole che cos'è l'elettromiopatia? L'elettromiopatia è costituita da due elementi, dei granuli omeopatici e dei fluidi elettrici che servono per riequilibrare le correnti corporee. È andata in evoluzione questa medicina di Mattei, cambiando nei suoi circa 40 anni di esistenza, per cui alla fine anche i granuli sono diventati elettrici, quindi venivano imbevuti con i fluidi elettrici. Insomma, Mattei non stava fermo, aumentava i rimedi, li perfezionava. È interessante, ma è anche molto misterioso, perché poi è morto portandoci il segreto nella tomba. C'è da chiedersi perché ancora questi medici nel mondo praticano una medicina di cui noi non conosciamo il segreto, e secondo noi neanche loro. Quali sono gli orari d'apertura di questo museo? Noi siamo aperti il sabato e la domenica dalle 10 di mattina alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Tutti i sabati e tutti i domenica siamo dei volontari, non percepiamo neanche un centesimo, anzi noi ne spendiamo, perché lo facciamo per passione, non certo per convenienza. Torniamo nel versante bolognese dell'Appennino emiliano, pochi chilometri distante da quello che era il Museo Mattei e Rocchetta Mattei. Andiamo a visitare una chiesa particolare, particolarmente intrigante, unica nel suo stile sulle nostre montagne, la chiesa di Alvar Aalto.
La chiesa di Santa Maria Assunta è un edificio religioso cattolico che sorge in località Ponte di Grizzana Morandi, presso la frazione Riola del comune di Vergato, costruito tra il 1975 e il 1980 su progetto dell'architetto finlandese Alvar Aalto. Nella seconda metà del XX secolo la chiesa andava attraversando un periodo di notevole fermento, culminato negli anni 60 con la celebrazione del Concilio Vaticano II. In questa importante riunione ecumenica, che vedeva convergere a Roma tutti i vescovi cattolici del mondo, si pose l'accento sulla necessità di ridefinire in maniera più compiuta e feconda il legame che unisce l'architettura e la liturgia sulla base delle complesse trasformazioni sociali e culturali che erano germogliate nel cinquantennio precedente in Europa e che avevano plasmato in maniera tutt'altro che indifferente un nuovo modo con cui il fedele nel Novecento si rapportava a Dio. Grande sostenitore di questa rinnovata sensibilità fu il cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna. Anche Lercaro, infatti, intendeva fornire una veste architettonica più moderna agli ambienti liturgici italiani. Ciò fu possibile grazie alla collaborazione con Alvar Aalto, architetto che aveva conosciuto nel novembre del 65 a Firenze presso Palazzo Strozzi, divenuta sede espositiva di un'importante mostra monografica dedicata proprio ai progetti del maestro finlandese. Fu così che Lercaro commissionò ad Aalto la realizzazione di un edificio religioso cattolico presso Riola di Vergato, borgo emiliano delle pendici degli Appennini. Aalto, entusiasta di poter finalmente intervenire in una terra come l'Italia che tanto lo aveva stimolato nella gioventù, inaugurò l'iter progettuale il 10 gennaio del 66, giorno in cui si recò personalmente a Riola per un sopralluogo presso l'area di intervento. Purtroppo l'iter esecutivo del progetto, a causa della scarsità di adeguati finanziamenti, fu molto travagliato, così che né Aalto né Lercaro riuscirono a vedere la chiesa completata. Se il progetto venne presentato a Bologna il 3 dicembre del 66, infatti, il cantiere prenderà avvio 10 anni dopo, nel 76, per poi concludersi solamente nel 78, quando la chiesa fu inaugurata al pubblico e ai fedeli, nonostante alcune incompiutezze. La chiesa di Santa Maria Assunta è situata a Vergato, paese emiliano, sulle falde degli Appennini, su un lotto lambito dal fiume Reno. Si tratta della prima chiesa cristiana progettata da Aalto, nonché del suo unico intervento edilizio italiano. Il complesso parrocchiale si articola, oltre che nella chiesa principale, in un sagrato pedonale, in una torre campanaria, in una casa canonica e nelle opere parrocchiali. La chiesa in sé per sé, come si può facilmente intuire, è il centro nevralgico dell'organismo edilizio e si struttura su un'unica navata e su una pianta asimmetrica. Nell'area presbiteriale sono collocati l'altare, l'ambone per le letture e la croce di legno, mentre a contatto con l'aula assembleare si apre, in posizione lievemente ribassata, il battistero, illuminato da un lucernario sovrastante e da ampie vetrate affacciate direttamente sul Reno, quasi a suggerire un inestricabile legame simbolico tra i flutti fluviali e l'acqua battesimale. Di particolare interesse, infine, la scuola per il canto, provvista di organo e sopraelevata rispetto all'area riservata al consesso dei fedeli. Di grande pregio architettonico è il sistema predisposto da Aalto per dare luce alla chiesa. L'architetto finlandese, infatti, ha collocato sulla copertura superiore, tra i vari archi portanti, ampie e frastagliate vetrate che captano e diffondono la radiazione solare all'interno dell'involucro edilizio. La luce, riverberando sul candido intonaco delle pareti perimetrali, si diffonde ovunque, in tutti gli spazi liturgici, andando poi a convergere verso l'altare, vero e proprio nodo formale e luminoso dell'intera chiesa. Aalto, d'altronde, aveva già mostrato le proprie abilità nel manipolare il fattore illuminativo in numerosi altri progetti, come fra i tanti la biblioteca di Vipuri. Ricordatevi che anche in estate c'è bisogno di sangue e di plasma, e vi chiediamo di continuare a donare sempre in tutta sicurezza. Il plasma è una componente del sangue ed è altrettanto importante per creare dei farmaci indispensabili per molte patologie. A differenza del sangue, in Italia non abbiamo plasma a sufficienza. È una donazione più leggera perché il plasma non comporta prelievo di ferro e la può fare anche chi è un po' anemico e soprattutto le donne. E dopo c'è sempre una ricca colazione offerta da Avis per rimettersi subito in forze. Programmate la vostra donazione prima di partire, è importante!
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Estate in Appennino, una puntata incentrata particolarmente sul versante bolognese dell'Appennino emiliano, ma con un salto anche in quella di Montecreto per un simposio particolare su legno. Una puntata che, se vorrete, potete rivedere sul nostro sito internet all'indirizzo appenninonews.it oppure sul nostro canale YouTube. Seguiteci anche sui nostri account social, sia su Facebook che su Instagram, per avere qualche anticipazione tutte le mattine della puntata in onda la sera stessa, perché Estate in Appennino torna anche domani, mi raccomando, stesso orario, stesso canale.